Ciao ragazzi, sono molto contento di poter fare questo video oggi perché finalmente è arrivato nelle nostre mani, letteralmente, il 35mm 1.8 Sony. 35mm è la mia focale preferita praticamente da sempre. È un obiettivo con cui puoi passare dal paesaggio al ritratto ambientato al reportage in un secondo. E parlando di matrimoni, che è il nostro campo, la reputo l'unica lente davvero tuttofare con cui si potrebbe gestire un matrimonio dall'inizio alla sera. Abbiamo avuto e utilizzato obiettivi 35mm per tutti i marchi con cui abbiamo lavorato finora, quindi prima per Canon, che abbiamo avuto il 35 1.4 e quello F2, poi per Fuji il 23 1.4, che è un 35mm equivalente che usiamo ancora oggi, e per Sony abbiamo preso l'obiettivo 35mm 1.4 della Sigma. Il 35mm della Sigma l'ho utilizzato nell'ultimo anno e mezzo di attività e mi sono trovato davvero molto bene, solo che da quando è stato annunciato circa 2 mesi fa il 35mm 1.8 della Sony, ho capito che dovevo assolutamente averlo. Questo perché l'obiettivo 1.4 che utilizzo al momento non lo utilizzo praticamente mai a tutta apertura. Cosa vuol dire questo? Che porto in giro tutto il giorno un obiettivo molto più vistoso e pesante di quanto mi basterebbe. Da quando ho saputo che sarebbe uscito, sono corso ad ordinarlo su internet e ho aspettato con impazienza il corriere perché era un obiettivo che avevo molta voglia di paragonare a quello che stavo utilizzando adesso. E adesso per l'analisi tecnica, anche perché mi stanno letteralmente mangiando vivo le zanzare, corriamo in studio. Ma perché tanta attesa ed impazienza per un obiettivo che pur sempre ha solamente 1.8 di diaframma massimo? Soprattutto quando sul mercato esistono alternative più luminose allo stesso prezzo o addirittura più economiche? Per un semplicissimo motivo, perché in casa Sony non esistevano assolutamente alternative di nessun tipo. O prendevi 35mm 1.4 Distagon, oppure come abbiamo fatto noi alternative della Sigma o della Samyang, oppure dovevi passare direttamente al diaframma 2.8. Insomma, se si voleva restare su un diaframma, per così dire, intermedio come F2 1.8, non c'era assolutamente nessun modo di poterlo fare. E questo era davvero un peccato, perché con la tecnologia odierna dei sensori, un diaframma di quel tipo permette di poter lavorare tranquillamente in qualsiasi situazione di luminosità anche senza il flash. Quindi l'unica alternativa era adattare obiettivi nati per il sistema Canon o quello Nikon ai corpi macchina della Sony, tramite ovviamente degli adattatori, grazie Andrea. Solo che in questo modo si sacrificavano gran parte delle ottime performance di autofocus dei corpi macchina come A7 III o Alpha 9. Quindi non restava che attendere, e il 35mm 1.8 fin dal momento della sua uscita è stata letteralmente la tessera mancante del puzzle. Un obiettivo leggero, di piccole dimensioni, tropicalizzato e con un ottimo autofocus. Ma tutto questo sulla carta. Sarà in grado questo piccolo obiettivo di rimpiazzare il mio amatissimo Sigma? Lo scopriremo adesso. Per decidere se questo obiettivo sarà in grado di entrare nel nostro corredo, abbiamo deciso di dividere la comparazione in varie fasi, in modo da poter dare un punto all'obiettivo che in ognuno dei casi è prevalso sull'altro. Tocchiamo subito il tasto dolente, il 35mm 1.8 non è un obiettivo prettamente economico, anzi molti si sono lamentati alla sua uscita di un prezzo di circa 200 euro più alto rispetto a quello che i competitor stanno offrendo in questo momento. Sia il Sigma 35mm 1.4 che il 35mm 1.8 si trovano attualmente sul mercato, parlo di mercato online, all'incirca 700 euro. Perciò il prezzo capirete che non è la discriminante per capire quale dei due obiettivi acquistare. Considerando l'apertura massima, do un punto al Sigma. Devo continuare? Ok, quindi non c'è assolutamente competizione, direi che il punto può andare tranquillamente al Sony. Entrambi gli obiettivi sono costruiti davvero molto bene. Il Sigma in particolare sembra un carro armato, forse anche questo dipende dal suo peso,
ma pecca della tropicalizzazione che invece è presente nell'obiettivo della Sony. L'obiettivo della Sigma ha un'unica guarnizione presente sulla baionetta, ma penso sia presente solo per limitare leggermente la presenza di polvere che può andare a toccare il sensore. L'obiettivo della Sony invece è dichiarato con 6 guarnizioni e quindi può essere utilizzato, direi comunque con le dovute cautele, anche sotto qualche goccia di pioggia o in presenza di polvere. Proprio per la presenza della tropicalizzazione darei un punto al Sony. La prima cosa che abbiamo voluto testare è stata la velocità e la precisione dell'autofocus. Quindi abbiamo montato i due obiettivi sullo stesso corpo macchina e abbiamo fatto camminare una modella, in questo caso Ilaria, verso la macchina fotografica, tenendo attiva la raffica e tenendo premuto il tasto di scatto per tutta la camminata. Arrivati in studio abbiamo scaricato le immagini e abbiamo contato quante immagini erano effettivamente con il fuoco perfettamente centrato sugli occhi. Guardando i risultati direi che non ci sono assolutamente dubbi. Il 35 mm 1.8 della Sony aggancia molto prima il fuoco e riesce a gestire il tracciamento in maniera quasi impeccabile. Sono davvero pochissime le immagini che non potrei utilizzare. Quindi in questo caso un punto al Sony. Per testare le capacità dell'autofocus in condizioni di scarsa luminosità, abbiamo posizionato un oggetto in una zona scarsamente illuminata ed uno in una zona molto illuminata, a differenti distanze, in maniera tale che la macchina fosse costretta a cambiare il fuoco. Poi abbiamo cronometrato quanti secondi ci volevano per passare da un soggetto all'altro per 10 volte. Dai tempi possiamo dire che l'obiettivo della Sony riesce a mettere a fuoco meglio al buio rispetto al Sigma, nonostante la minor luminosità. Quindi un altro punto al Sony. Per testare la resa dello sfocato abbiamo comparato i due obiettivi. Per il Sigma abbiamo scattato sia a tutta apertura, quindi 1.4, che a 1.8 per essere proprio paragonabile al Sony, ed abbiamo notato che il Sigma riesce sempre a creare uno sfondo un po' più piacevole dell'obiettivo della Sony. La bellezza delle zone fuori fuoco è una cosa puramente soggettiva, quindi lascio a voi il giudizio, ma secondo noi l'obiettivo che in questo caso merita il punto è il Sigma. Anche a parità di diaframma, l'obiettivo della Sony rimane più dettagliato del Sigma, quindi in questo caso un punto al Sony. Non si può parlare di vera e propria macro, ma l'obiettivo della Sony riesce a mettere a fuoco un po' più vicino. Non aspettatevi di utilizzare l'obiettivo a 1.8 da quelle distanze, perché per avere un'immagine della qualità davvero ottima bisogna chiudere un po' il diaframma. Entrambi gli obiettivi a 1.8 soffrono molto se puntati direttamente contro il sole, quindi in questo caso direi un pareggio. Parlando di aberrazioni cromatiche, abbiamo notato che l'obiettivo della Sigma riesce a dare delle immagini leggermente più corrette rispetto a quello della Sony, quindi direi che in questo caso mezzo punto al Sigma. Abbiamo raggiunto così la fine di questa recensione. Come avete visto, il punteggio è di 3,5 per il Sigma e di 7 per il Sony. Ma cosa vuol dire questo? Che il Sigma vale la metà del Sony o che il Sony vale due volte il Sigma? Assolutamente no. Vuol dire solo che per il nostro utilizzo, per il nostro modo di scattare, il Sony probabilmente tra le due è la lente più indicata. Vi spiego subito anche il perché. Perché se differenze come quelle riguardanti l'aberrazione cromatica o la resa dello sfocato sono visibili solo affiancando le due immagini vicine, quindi solo in quel modo si riescono a trovare le differenze, differenze ben più importanti come quelle di dimensioni e peso sono sotto gli occhi di tutti. E per noi, che amiamo essere discreti ai matrimoni e poterci confondere con gli invitati, avere un obiettivo più piccolo e che dà meno nell'occhio è sicuramente un grandissimo aiuto. La differenza di peso poi per noi è importantissima, perché avere 200-300 grammi in meno da dover sollevare migliaia di volte in una giornata con una mano vuol dire comunque essere molto più agili e più veloci durante il servizio. Quindi, cosa dire di questo obiettivo? È un obiettivo che sicuramente vale i soldi che costa, probabilmente, vediamola così, 200 euro in più rispetto ai 500 che ci aspettavamo, mettiamoli nel tasto aggiuntivo personalizzabile, che può essere comunque qualcosa di comodo, ma è comunque un obiettivo che per utilizzo professionale può dire veramente la sua. È favoloso poi avere un obiettivo con quella velocità, quella precisione e soprattutto quella capacità di mettere a fuoco al buio pesto, è una cosa che durante i matrimoni è assolutamente strautile. Consiglierei quindi di comprare questo obiettivo?
Rispondo che dipende molto dal vostro modo di scattare e dal vostro stile. Se la vostra esigenza è quella di avere un obiettivo molto valido, ma allo stesso tempo delle dimensioni molto contenute e dal peso ridottissimo, allora ve lo consiglierei senza alcun dubbio. Se invece desiderate avere un obiettivo con il massimo dello sfocato, il massimo della qualità d'immagine, probabilmente dovrete rivolgervi a obiettivi ben più grandi e costosi. Noi ci troviamo benissimo con questo obiettivo perché durante i matrimoni si ha la necessità assoluta che l'obiettivo metta a fuoco il prima possibile. Quindi la velocità e la precisione di questo autofocus per noi sono assolutamente perfetti. Grazie ragazzi di aver seguito questo video, spero vi sia piaciuta questa lunghissima recensione. In descrizione potete trovare l'elenco completo del nostro corredo. Spero che questo video vi sia stato utile, soprattutto se eravate indecisi tra un obiettivo e l'altro, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!